Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Andiamo subito a vedere insieme le principali notizie del giorno. Partiamo da una nuova apertura. UPIM torna all'Aquila. Questa appunto la notizia in grande apertura sul nostro giornale che vi invitiamo a leggere. Punto vendita della catena nazionale di proprietà del gruppo OVS si insedierà nei prossimi giorni nel parco commerciale in Piazzale Porto, nella zona est della città dove era presente il negozio di giocattoli Toys. UPIM è stato presente nel capoluogo fino al 6 aprile del 2009 nella storica sede di via Sallustio. È previsto un piano di assunzioni che va dalle 10 alle 15 unità. Questa appunto la notizia nel dettaglio. E continuiamo alla scoperta delle notizie principali del giorno. Andiamo a vedere insieme l'apertura pubblicata sul nostro giornale. Si parla di sottoservizi all'Aquila. Apre il cantiere alla Fontana Luminosa. Eccolo qui l'articolo a cura di Loredana Lombardo con le foto relative alla nuova apertura cantieristica. Sono iniziati infatti i lavori per il tunnel dei sottoservizi alla Fontana Luminosa, lavori che andranno avanti fino al prossimo 6 agosto. La zona transennata, come tra l'altro si può vedere proprio nelle fotografie riportate all'interno dell'articolo, parte del piazzale della Fontana Luminosa in corrispondenza dell'auditorium del parco. Il tunnel intelligente dei sottoservizi è la più grande opera pubblica del post-sisma del 6 aprile 2009. Ed ora continuiamo con le notizie del giorno, passiamo però questa volta alle evidenze e parliamo di sanità. ASL L'Aquila, servizi sempre più a rischio, in 2 anni persi 226 posti di lavoro. Questa la denuncia a cura della CGIL, anche in questo caso una notizia che andiamo ad approfondire. Persi 226 posti di lavoro nel biennio 2016-2018 nell'ASL 1, di cui solo 160 nell'ultimo anno. Le liste di attesa lunghissime e la decimazione di servizi sono lo specchio di una carenza di personale divenuta ormai cronica e fotografata dalla CGIL. Numeri che da anni fotografano per l'appunto un'emergenza fatta di obiettivi mai raggiunti. Nel 2014 erano previsti 4.053 lavoratori a tempo determinato, tuttora ce ne sono 3.223. Questi appunto i numeri rilasciati, forniti proprio dalla CGIL. Anche in questo caso tutti i dettagli sono forniti all'interno dell'articolo. Ed ora invece cambiamo decisamente argomento e passiamo a trattare di scuola ed in particolare pagamento mensa solo con MAV monta la protesta dei genitori. Buoni pasto per la mensa scolastica, cambiano le modalità di pagamento ed è subito protesta da parte dei genitori. Anche in questo caso andiamo insieme a vedere i dettagli della notizia. Buoni pasto scuola, cambiano le modalità di pagamento, la protesta dei genitori. Ieri la notizia, non è più possibile procedere al pagamento dei buoni pasto elettronici negli esercizi commerciali che erano convenzionati con l'ente fino alla fine di giugno. Unico metodo di pagamento per la mensa scolastica, quindi il MAV. Abbiamo saputo tutto tramite un post Facebook, dichiara Fabio Giurina, papà e segretario della commissione mensa ai microfoni del capoluogo.it. È un'assurdità. Il pagamento dei tenendo conto che il servizio è gratuito per le banche, ma nel caso delle poste si paga la commissione. Queste dunque le sue dichiarazioni. E continuiamo con le nostre evidenze, in questo caso invece passiamo a parlare di case popolari e ricostruzione, l'Aquila Ater e ricostruzione appunto, 10 anni e 2 terremoti dopo. Questa è la notizia che andiamo anche in questo caso ad approfondire nell'articolo specifico. L'Aquila e cratere, una ricostruzione in corso, tante case vuote e le case popolari. Il capoluogo.it ha ascoltato il commissario dell'Ater, Gianvito Pappalepore, per ricostruire il quadro completo a 10 anni dal sisma. Dai dati che ho recentemente esposto a Roma al tavolo della ricostruzione, nel settore della ricostruzione pubblica l'Ater è l'ente che è riuscito a realizzare di più rispetto agli altri, un di più che si traduce nel 70% delle pratiche della ricostruzione. Proprio di competenza dell'Ater. Ed ora invece passiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di domani all'Aquila e in Abruzzo. Mercoledì temporali pomeridiani anche intensi. Questi appunto
Aglio, mercoledì piogge al mattino, temporali nel corso delle ore pomeridiane, anche intensi. In serata le condizioni del tempo saranno ancora instabili, con piogge, temperature comprese tra i 14 e i 23 gradi. In Abruzzo, instabilità diffusa nel corso della giornata, con piogge al mattino e temporali anche intensi nel corso del pomeriggio su tutti i settori. Precipitazioni anche in serata. Queste le principali notizie del giorno a cura della redazione giornalistica del Capoluogo. Grazie per l'attenzione e buona giornata.